Ciao ragazze, allora, nuovo video tutorial. Allora, giocando con le perline è uscita fuori questa croce con la quale realizzerò un orecchino. Spero vi piaccia. Allora, i materiali necessari sono mezzi cristalli da 4 mm, Super Duo, Rokai 110, 150 e 80 della Miyuki, queste che sto utilizzando. Allora, anellino, monachella. Ecco, a me piace tantissimo questo orecchino proprio perché mi piacciono le croci. Spero di non stancarvi. Ecco qua. Allora, il primo passaggio da fare sarà quello di... Scusate se vado in velocità, ma devo aprire il negozio. Allora, il primo passaggio da fare è quello di infilare sul nostro ago 4 mezzi cristalli da 4 mm. E fuoriuscire da uno di essi, fare i soliti nodini naturalmente, ripassare più volte. Fuoriusciamo da un mezzo cristallo. La metti a fuoco, ecco. Allora, uscendo da un mezzo cristallo, inseriamo sul nostro ago una Rokai 110 e ci inseriamo nel mezzo cristallo successivo. Ecco qua. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroveremo. Fuoriuscendo da una Rokai 110, prendiamo sul nostro ago 4 Super Duo e ci infiliamo nella Rokai successiva. Così. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qua come ci ritroveremo. Adesso fuoriusciamo dal foro superiore di una Super Duo. Allora, io in particolare sto uscendo da questa qui. Allora, dove sotto abbiamo la Rokai 110, entriamo direttamente nella Super 2 successiva. Quindi dobbiamo fare in modo che queste Super 2 si uniscano tra di loro. Negli altri spazi inseriamo una 80. Quindi 8, 8, 8. Qua dove c'è la 110 non mettiamo niente e uniamo le due Super 2, ancora 8, eccetera, per tutto il giro. Allora, ecco qua come ci ritroviamo. Adesso cosa facciamo? Tra una 80 e l'altra mettiamo 3 15 0, mentre qua dove abbiamo le due super duo attaccate mettiamo 3 super duo. Quindi 3 15 e ci inseriamo nella 8 successiva. Altre 3 15 e ci inseriamo nella 8 successiva. 3 super duo. E ci inseriamo nella 8 successiva. Ok. E dobbiamo fare questi tre passaggi per tutto il giro. Allora, ecco qui come ci ritroviamo. Adesso fuoriusciamo dall'ultima 150. Inseriamo due Rokai 11 e ci inseriamo nel foro alto della Super 2. Allora, questa che sarà la nostra gambetta più lunga, quindi questa qui, inseriamo in ogni spazio tra le super duo una super duo. Quindi una super duo e ci infiliamo qui. Un'altra super duo e ci infiliamo qui. La super duo successiva. Due 11 e ci inseriamo nella 15 sotto. Ecco, attraversiamo le perline e arriviamo qui all'ultima 15. Ecco qui. Allora, usciamo dalla 15, inseriamo due Rokai 110 e saliamo nel foro alto della Super Duo. Adesso questa rappresenta la nostra gambetta più lunga, queste le nostre braccia e l'apice della croce. Qua tra ogni super duo inseriamo una 8-0, mentre per passare dalle 15 alla super duo 2-11-0, quindi 2-11 e passiamo nel foro alto, una 8, 2-11 e rientriamo passando all'interno di tutte queste perline e lo facciamo fino qui. Bene. Allora, finito anche questo passaggio,
fuorisciamo dalla 11,0, ci troviamo dalla parte della gambetta della croce. Inseriamo sul nostro ago 3 rocaie 11,0 e ci inseriamo nel foro superiore della Super Duo. Tre otto zero e ci inseriamo nella Super Duo successiva. Ecco qua. Altre 3 11 0 e ci inseriamo nelle 11 sotto. Adesso attraversiamo tutte queste perline e arriviamo, usciamo da questa 8 qua. Ecco qua. Allora, adesso ci ritroviamo sul braccetto della nostra croce. Inseriamo 3 rocaie 11,0, quindi uscendo dalla 8 e rientriamo nella 8 successiva. Ecco qua. Adesso partiamo già a fare la nostra decorazione. Quindi cosa facciamo? Inseriamo 10 rocaie 15, 0, 9 e 10 e ci inseriamo in questa 11. Ecco qua. Adesso aggiungiamo altre 10 rocaie 15 e ci inseriamo in questa 80. Scusate, allora entrate in questa 80 dopo che avete inserito 10 rocaie 15. Ce la faccio. Ecco qua. Adesso ripassate in queste 5, passate all'interno delle 10 rocaie 15 e fuoriuscite da questa rocaille 11,0 alla base. Adesso, fuoriuscendo da questa 11,0, dove praticamente abbiamo la gambetta lunga della croce, inseriamo 12 rocaille 15 e ci inseriamo nella 11,0 prima della Super Duo. Passate nella Super Duo successiva, nelle 3-8, nell'altra Super Duo e nella 11-0, quindi qui altre 12 rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille 11,0 della base. Ecco qua che abbiamo fatto anche la decorazione del sotto. Adesso passiamo attraverso il mezzo cristallo. E della 11,0. Allora, inseriamo 10 rocaille 15 e ci inseriamo in questa 80. Ecco qui. Adesso uscendo da questa 80, inseriamo 3 rocaille 11 e ci inseriamo nella 80 successiva. Adesso inseriamo altre 10 15 e ci inseriamo in questa 11 0. Poi passiamo in questo mezzo cristallo e usciamo da questa 11,0. Adesso, uscendo da questa 11,0, inseriamo 10 rocaille 15 e ci inseriamo nella 8. Questa rappresenta la parte sopra della nostra croce dove andremo a mettere la monachella. Allora, inseriamo una 11, una 8 e una 11 e ci inseriamo nella 8 successiva. Ecco qui, perché io qui andrò a mettere l'anellino come ho fatto qui.
Adesso inseriamo altre 10 rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille 11.0 che si trova alla base. Ecco qui che il nostro modulino è pronto. Adesso io passerò ancora una volta all'interno della struttura per rinforzarla e dopodiché metterò l'anellino con la monachella. Allora, il modulino non è grandissimo, quindi come orecchino è perfetto, però può essere utilizzato anche come ciondolo o come portachiavi, come volete. È molto compatto, molto rigido. Rigido, questo qua adesso andrò ad irrigidirlo di più, ripassando più volte all'interno della struttura. E niente, ragazze, spero che il tutorial sia stato chiaro, che il modulino vi piaccia e alla prossima, ciao!